Pioggia, fango e disperazione sono ancora vivi nella mente della gente i momenti di quel 15 settembre 2022. Il cielo si scurisce, alle 16 inizia a piovere per peggiorare nell'arco di poche ore, poi la distruzione in meno di pochi minuti. Uno dei paesi della provincia di Pesaro e Urbino ad essere colpiti maggiormente dall'alluvione è stato quello di Cantiano. Fiumi in piena, la piazza centrale irriconoscibile perché sommersa d'acqua e fango, auto che galleggiano e la disperazione dei cittadini. Succede! Ma non è possibile, ma non c'è nessuno! Per fortuna, in quel 15 settembre non si registrarono vittime nel Cantianese, ma soltanto numerosi e numerosi danni ad aziende, abitazioni e beni. Ancora vivo il ricordo del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, che ai nostri microfoni ha ricordato quegli istanti e il lavoro fatto finora in aiuto a tutta la comunità. È passato un anno, ma quei ricordi per noi sono ancora vivi, perché ecco, le prime immagini sono quelle di un paese distrutto. Ecco, noi ci svegliamo la sera, o meglio non andammo a letto, e la mattina del 16 scoprimmo un paese che, al netto delle vittime, questa è la cosa più importante, era completamente distrutto. Ecco. Abbiamo ad oggi quantificato dei danni al patrimonio pubblico oltre i 50 milioni di euro, quindi l'intera area artigianale, l'intero centro storico. Quindi ecco, le immagini ci portano a un paese che avrebbe potuto non avere poi più seguito, quindi si sarebbe potuto fermare, ed oggi invece la consapevolezza che il paese comunque sia ripartito, che contando soprattutto sulle nostre forze, sulla tenacia dei cittadini cantianesi, degli imprenditori, oggi ecco, Cantiano è un paese ormai ex alluvionato, in cui si vedono ancora purtroppo i segni tangibili dell'accaduto, perché il patrimonio pubblico è rimasto totale, i danni sono sempre gli stessi e i fiumi hanno bisogno ancora di interventi, però ecco, il tessuto socio-economico è ripartito, abbiamo la totalità delle attività di impresa, che ricordo essere state 60 compromesse, che sono ripartite, e sono ripartite meglio di prima, con locali rinnovati, commercialmente più aggressivi, quindi la comunità cantianese ci ha creduto prima e meglio delle forme di sostegno istituzionali, rispetto alle quali continuiamo a chiedere un'accelerazione, continuiamo a chiedere più coordinamento, snellimento burocratico, supporto tecnico-amministrativo a un comune che è ormai a un passo dal collasso, con una struttura inadeguata alla gestione di un'emergenza, alla ricostruzione di un intero paese, e quindi ecco che si possa accelerare un equo e congruo indennizzo e ristoro a quanti finora ci hanno messo del loro, avendo ancora di nuovo fiducia sul futuro del Paese.